Prima del 91. Perfetto. Per semplificare. Di quella di quelle vicende che attenevano all'assegnazione del processo. Per semplificare. La questione Scarpelliti come si inserisce? No, allora io non so niente dell'omicidio Scarpelliti. Quindi lei non lo sa. No, però siccome era il relatore del MACIS, processo in Cassazione, il giudice, il procuratore generale, e quindi come la cosa di avviso Rina se l'ha fatto, perché io non, ripeto, non so nulla, a naso dico questo è coinvolto pure nella cosiddetta strategia, quindi era successo Scarpelliti, è successo l'omicidio Lima, è successo la strage di Capaci. Attenzione, dopo l'omicidio Lima che mi stava saltando, dottor Rina mi fa mettere alcune bombe nelle sedi della Democrazia Cristiana. Io mi sono interessato per quelle di Monreale e di Messina. L'altra isola delle femmine che è territorio di Re Sultano Biondino, e se non ricordo male anche di Silmeri, perché non me l'ha detto, ma per dare un minimo di camuffamento politico, fra virgolette, quindi aveva già lui parlava con qualche altro, io immagino con chi, però con la mia immaginazione la lasciamo stare. Quindi gli arrivano e dici cosa volete per finirla, perché dall'altro lato c'è lo Stato, c'è chi indaga, quindi capisce che mette tutto cosa assieme, quindi ho la stessa mano. Ma Rina le disse lui a chi avesse consegnato questo papello? No, non me l'ha detto. Quindi non le indicò dei mediatori di questo canale, di questa interlocuzione? In quella frase non mi ha detto solo cosa volete per finirle e ha consegnato questo papello, punto. E in quell'occasione o in occasioni successive, Rina le disse chi fosse il destinatario di quel documento? Quindi non, prima ho fatto la domanda sui mediatori, su persone che eventualmente lo avessero ricevuto. La domanda in questo caso è diversa, cioè se in occasioni successive o in quella stessa occasione Rina le disse chi era il destinatario, il terminale di questo canale interlocutore. Stavo dicendo poco fa, quando mi ci ripeto, ripeto sempre prima della strage di Capaci per i motivi con cui ho già detto il caso Bonomo e il caso di... Prima della strage di Via D'Amelio. Chiedo scusa, la strage di Via D'Amelio. Mi ci ripeto, dico novità. E già lui aveva la risposta, che è stata repentina a quanto pare, che erano le richieste erano assai, ma non c'è stata chiusura totale, per dire è chiusa e basta, non se ne parla più. Le richieste erano assai. E dette in tono arrabbiato, seccato, e mi fa il nome di Mancino, l'onorevole Mancino, che era, se la richiesta era andata a finire a lui, però non so se era d'accordo, non so se, non l'ho, sinceramente non l'ho capito. Cioè il finale era andato a finire all'onorevole Mancino, punto. Lei, quando Rina le dice questa cosa, e le fa questo nome, soltanto ovviamente se lo sa, lei in quel momento sapeva se proprio in quel momento Mancino ricoprisse cariche pubbliche, in particolare mi riferisco a eventuali incarichi governativi? Ma vedo subito dopo divenne ministro degli interni, o subito, o comunque là siamo, credo dopo, o prima della strage di Capaci, da lì a poco diventa ministro degli interni, o già lo è, non mi ricordo con precisione. Senta, lei comunque sapeva che quando le fece quel nome... Io non lo so, Presidente, non conosceva la persona, ma... Sì, come no. Di questo discorso, ci fermiamo ancora a questo secondo... Chiedo scusa, prego. Lo so perché poi è stato ulteriore oggetto di commento con Pagarella. Esatto, le stavo chiedendo proprio questo. Lei ha parlato di questo incontro e di questa conversazione con altri esponenti di Cosa Nostra e iniziamo appunto da Pagarella a questo punto. Oh, siccome con Pagarella in un'altra occasione ne avevamo parlato, senza mai parlare tra me e lui, ma alla presenza di Bernardo Provenzano, quindi sapeva che io sapevo di questo contatto avuto con queste persone che io per me erano politici o altre entità, ma non quelli che poi sono scoperti dopo. A un dato punto era venuto sui giornali che l'onorevole Mancino si doveva mettere le finestre antiproiettili alle finestre, comunque stava vendendo le protezioni. E Pagarella dice a questo qua gli devo rompere, gli faccio vedere se si mette le finestre, chi prende in giro, c'è una serie di commenti negativi. E questi commenti negativi di Pagarella furono limitati a quello che ha detto o facevano riferimento anche a una conoscenza che Pagarella le ha fatto capire del ruolo, della posizione di Mancino in questo discorso del papello? Guardi, allora tanti politici erano nominati, però si è soffermato su Mancino e sul fatto che si stava mettendo i vetri antipoetici, li faccio mettere io i vetri antipoetici, lo devo ammazzare, lo devo rompere le corna, cose del genere. Cioè è stato un apprezzamento specifico, non così fatto in gamba binaria. Invece di questi stessi argomenti, cioè papello e terminale, con Provenzano lei ne ha mai parlato direttamente o indirettamente? Ne parlai con Provenzano alla presenza di Pagarella dopo l'arresto di Rina. E ci può descrivere il contenuto di questa conversazione che ebbe con Provenzano su questo tema? Allora, io avevo avuto al solito l'ordo con l'arresto di Rina una riunione della famiglia di Corleone per stabilire chi doveva prendere il posto di dottor Rina. Allora, per rispetto e per garanzia, Pagarella ha detto ce lo prendi tu, Bernardo Provenzano, però a solito prima che tu prendi impegni con chi che sia, devi concordare con me. Cioè prima Rina Provenzano, ora Provenzano Pagarella.
Che era successo? Era successo che nel frattempo, dopo l'arresto di Rina, io faccio un'altra riunione con Raffaele Ganci, Angela Barbera, Raffaele Ganci, Angela Barbera. Signor Brusca, scusi se la interrompo, solo per una questione sì. di ordine, visto che poi arriveremo a queste riunioni successive, seguiremo un criterio però più cronologico. La mia domanda in questo momento era secca, cioè lei con Provenzano ha mai parlato espressamente di Pavello? Stavo arrivando, io ero sì. quasi finito. Dopo questa riunione, che poi vi spiego il motivo, a causa di, in base a questa discussione con questo Provenzano, fu oggetto di discussione tra me e Pagarella, dopodiché siamo andati da Provenzano per stabilire la strategia stragista, se continuare o meno con quella che stava portando avanti Totò Riina. Bernardo Provenzano pensava che lui aveva preso non solo il mandamento di Corleone, ma pensava di aver diventato il capo provincia, aveva in sostanza preso il ruolo di Salvatore Riina. Allora proprio io gli ho detto, guarda, ci sono persone che sono venuti, si sono fatti sotto, quindi noi vorremmo portare questa cosa avanti affinché questi tornino. Bagarella e lui, neanche mi hanno risposto, hanno detto, ah sì, Provenzano. Bagarella mi asseconda e dice, noi vogliamo andare avanti a questa strategia stragista, ancora da stabilire gli obiettivi e via dicendo. Provenzano le cose che dice, io come mi giustifico con gli atti, si riferiva al suo gruppo, Aglieri, Giuffrè e Benedetto Spera. E proprio chiaramente Bagarella le face, che avesse preso pure me, ci ti metto un cartellone così, ci prendo un pennello e ti scrive, io non so niente. Su questo poi ci torniamo per qualche altro dettaglio. Sì, comunque Provenzano le aveva dato in quell'occasione la sensazione di essere quantomeno informato di questo discorso, non fu cotto di sorpresa. Ma per niente, no, per niente, non era d'accordo, fra virgolette, e neanche ha detto non lo fate. Non ha desistito alla volontà di Bagarella, quindi sapevo che lo stavamo facendo, è il motivo. Sì. Senta, prima di... La volontà di Bagarella è sua, da quello che sì, sappiamo, sì, visto che lei era il proponente, se ho capito bene. Prima di continuare con l'evoluzione cronologica, le voglio fare una domanda su una persona, se lei la conosce. Lei conosce e sa dire quale fosse eventualmente il ruolo all'interno di Cosa Nostra di Antonino Cinà nel 1992? Era la persona, dopo Giuseppe Giacomo Gambino, la persona più vicina a Totò Riina come consigliere, come riflessivo, la persona che frequentava i saluti buoni di Palermo, fra virgolette, frequentava un certo lì, era uno che raccoglieva molte notizie nel mondo giudiziario, imprenditoriale e via dicendo. Che io sapevo, da davvero che quando, a me non mi ha sorpreso quando Nino Cinà va a chiamare a Gaetano San Giorgio per chiedergli notizie su Ignazio Salvo, io subito ci arrivo, quindi quasi subito da Riina. Che io conoscevo la caratura, era l'unico che si poteva permettere di andare da casa Riina senza bisogno di passare da nessuna parte. Cinà? Sì. Quindi deduco Cinà sapeva dove trascorreva la sua latitanza sì. Salvatorino? Sì. Ed è in qualche misura implicito in quello che ha detto, ma per specificare, lei sa se questa vicinanza tra Antonino Cinà e Riina significasse all'epoca anche che Riina per decisioni importanti si avvalesse dei consigli o dei suggerimenti di Antonino Cinà? Se lo devo dire io, ero la prima persona a cui Riina si ci rivolgeva, per esperienza di studio, per altri motivi, era la prima persona a cui si rivolgeva. Diciamo l'ideologico, possiamo definirlo così. Lei sa se Antonino Cinà fu o meno consultato in relazione alle vicende del Pavello? Allora, vediamo la domanda più, anche se per la verità suggestiva, è una domanda precisa. Ha già parlato del Pavello, ha già parlato del ruolo di Cinà, chiedo semplicemente... Allora, le parlò Riina, le parlò? No. Lei ha anticipato in ogni caso la mia domanda, comunque ha già capito qual è il senso sì, della però, risposta, quindi non sa nulla del no, collegamento? Non so, no. Ecco, io se la domanda dico no, ma c'è uno sviluppo. Allora, preciso. E poi vediamo eventualmente di integrare. Allora, io con Cinà non avevo mai parlato di niente, però sapevo, dopo l'arresto di Bagarella, che in qualche modo mi aveva, per una serie di fatti che poi vi spiegherò se interessano, mi aveva un po' isolato. Dopo l'arresto di Bagarella io ho cominciato a avere contatti con Messia Matteo Denaro, con Nino Cinà. Qua già siamo nel 95. 95. E senza bisogno di fare la cronologia di Cosa Nostra, ti vado appunto specie una domanda, dico, ma come siamo combinati? A Nino Cinà. E se non ricordo male, però non sono sicuro, in un villino a Mondello, ma non vorrei sapere, un villino di Zoom, una cosa del genere, un imprenditore, un dossier palazzinale di Palermo. Costruttore. E Nino mi allarga le braccia per dire, siamo niente, non abbiamo ottenuto niente, abbiamo fatto una guerra ma non abbiamo ottenuto niente. Quindi lei da questo deduce che fosse informato, ma non conosce un ruolo specifico? No, io ci faccio la domanda che lui è informato e mi dà la risposta. Cioè, nel linguaggio nostro, io gli faccio la domanda che lui sa,
che gli faccio la domanda, che ne mi ha risposto, ma che mi stai parlando, non mi, di che cosa mi sei, da dove, da dove sei venuto o via dicendo, mi dà la risposta in modalità concreta. E di più, valutiamo pure l'operato di Bernardo Provenzano, che è assoluto, come ho detto poco fa. Però la domanda del PM era per sapere, era finalizzata a sapere se, per quelle sue conoscenze, il CINA avesse avuto un ruolo in quella vicenda del papel. Lei invece da questo deduce e ci dice che CINA era informato, che è una cosa diversa, una cosa di so e sapeva, è una cosa sì, intervenita. Se non se io, allora, se uno mi dice Nino CINA, un esempio, se dobbiamo mettere sul piatto, Bernardo Provenzano sapeva e Nino CINA no. Con mia esperienza passata, vissuta, il rapporto Nino CINA e Totorrina, io dico sapeva Nino CINA e non Provenzano, per fargli un esempio. E quando io, sempre rimanendo con due personaggi, io quando mi sono incontrato con Provenzano gli ho fatto la domanda perché c'era Bagarella, altrimenti non gliel'avrei fatta, per non mi prendere qualche risposta negativa. Invece con Nino CINA, per il rapporto che abbiamo, la confidenza che abbiamo, il modo di pensare, ci vado direttamente a colpo sicuro e lui mi dà la risposta soddisfacente, cioè in merito a quello che io gli sto domandando. Sì, signor Brusca, lei ha fatto prima riferimento, anche solo sinteticamente, a un successivo incontro in cui Rina, se ho capito bene, ebbe a commentare la reazione che c'era stata a queste richieste, ho capito bene? Sì. Lo possiamo innanzitutto collocare anche questo con precisione, nei limiti del possibile, cronologicamente, questo secondo incontro con Rina? Possiamo... utilizziamo sempre i parametri temporali di prima, in questo allora, momento via D'Amelio, 19 luglio 92. Perfetto, io ripeto, ho visto Rina a Mazara del Vallo il giorno 14-15 luglio, dove facciamo un passo indietro, un 10-15 giorni prima. Dove si svolge questo incontro? Sembra che questi riunioni, su questo punto, sembra a casa di lui, è al primo piano per giù, che andavamo sopra, c'era quando ci mettevamo nella, sotto, cioè questa volta eravamo sopra al primo piano. E anche in questo caso mi dice se c'erano altri soggetti presenti? Presenti c'erano sempre, c'era Raffaele Ganci, però in questo argomento eravamo sempre a quattro occhi, gli altri aspettavano nella veranda, nell'altrone, quantomeno c'erano Biondino, Raffaele Ganci e Salvatore Ganci. Mi sa dire di preciso, Rina, che cosa le disse in questo incontro a quattro occhi? Niente, affrontando tanti altri argomenti, io sono ritornato a dire abbiamo qualche novità, c'è qualche dei sviluppi, e trovo Rina arrambuiato, arrabbiato, che le risposte erano tante, che lui non mollava per dire o questo o niente, non stava né cedendo e neanche mercanteggiando. Quindi è con una sorta di rabbia, io te lo faccio vedere io, nel senso che se tu mi viene a proporre questa cosa, poi mi dici che sono tante, questo era il senso del mio... Poi mi dici che sono? Tante, nel senso che tu mi rifiuti, prima mi viene a dire cosa vuoi per finire, ti dico le mie proposte e poi tu mi rifiuti. Erano troppe le richieste. Perfetto. Ma lei, sempre sulla base di quello che le disse Salvatore Rina, ci sa dire se tutte le richieste che erano state inoltrate da Rina furono, tra virgolette, rifiutate, oppure se Rina le disse che qualcuna era stata accettata e altre no? No, le richieste sono tante, grazie, insomma, gli potevano dare qualche cosa, non tutte, le erano tante, ci potevano dare qualche cosa, e lui rifiutò. E quando, appunto, lei trova Rina, come ha detto prima, meno contento per questo fatto, lui aveva già in mente qual era, se glielo disse ovviamente, la strategia che intendeva portare avanti per superare questa situazione di stallo, di blocco? No, le posso semplicemente dire, non siamo entrati nell'argomento, e dopo la stagione di Capaci mi aveva dato il mandato per uccidere l'onorevole Manino, che io, come ho detto poco fa, a un dato punto tramite Biondino mi revoca il mandato. E io provvedo per fare altre cose. Però non dice, e qui sarebbe non... bene che lei collocasse temporalmente sì. Quando le viene revocato questa. È Biondino che fa da intermediario. No, il mandato me lo dà credo nel secondo incontro dopo Capaci. Il mandato siamo sempre là, intorno ai 15-10 giorni, 8 giorni, 20 giorni prima dell'assaggio di via D'Amelio. Biondino, attraverso Nino Gioè, che non neanche io lo vedo, mi dice di fermare per quanto riguarda l'attentato a Daniel. E non saprò mai per quale motivo mi revoco questo mandato. Quindi il motivo, ha detto, Biondino non glielo disse? No. Anche perché non ha parlato con Biondino. No, con Gioè. Perfetto, allora, io non ho visto, Rina non mi ha mandato niente. E a me mi ha detto, Nino Gioè mi ha detto che si era incontrato con Biondino, che a sua volta gli fa il fermo perché dico Biondino, perché Biondino sapeva che gli aveva dato l'incarico a Gioè e alla Barbera di cominciare a studiare le abitudini che qualcosa già l'avevano trovato, però ancora ci voleva tempo per poterlo. Quindi erano iniziate attività, se ho capito bene, preparatorie, e materiali per la questione dell'eliminazione dell'onorevole Mannino?
principalmente le abitudini, e poi stavo cominciando a prepararmi per quelle che erano le attrezzature, il telecomando, che ci voleva niente a procurarmelo, tanto l'esplosivo era disponibile, me l'aveva mandato, me lo stavo mandando Biondino Salvatore, che aveva un sacco di disponibilità. Quando dice le abitudini, studiare le abitudini, ci può dire nel dettaglio che cosa si stava facendo e quali erano in qualche misura le attività concretamente realizzate da Gioè La Barbera? Stavamo studiando le volte che lui andava nella segreteria a Palermo, non mi ricordo solo se in via Zardonai o vicino alla Camera di Commercio di Palermo, dove c'era un'altra segreteria. Comunque sapevamo che frequentava questi posti, almeno già avevamo queste due notizie, Gioè non mi ricordo attraverso un suo amico, comunque già eravamo riusciti a individuare questi posti, però subito dopo ci ha revocato il mandato. E quando arriva questo stop, diciamo così, da Biondino, Biondino le dice anche altro, o meglio, nel dettaglio, fa riferimento ad altre attività che lo stesso Biondino o altri stavano curando in quel momento? No, in quel momento, ripeto, non ho neanche contatto diretto, che prima sembrava il modo mio per sintetizzare. Ha detto Biondino, cioè, per me, io non ho visto Biondino direttamente, però attraverso lui mi ha mandato il no. Non lo motivo mai, perché, quale motivo, non l'ho saputo più. E neanche ci mi ha detto fai questo, fai quell'altro, punto. Anche perché era Rina che gestiva tutti gli altri azioni primarie, che ero io. In relazione a questo, signor Brusca, poi le faccio una domanda più specifica sulla base di una contestazione che intendo farle. Il verbale è sempre quello del 21 maggio 2009, a cui ho fatto riferimento prima, la pagina per le difese è la 156. Lei alla domanda del PM rispose: c'erano già stati prestabiliti, predisposti o preordinati altri obiettivi da colpire, quindi poteva essere uno, poteva essere l'altro, per questo dico non mi ha colto di sorpresa il dottore Borsellino, perché due giorni prima, ora non mi ricordo con precisione, il Biondino mi dice che siamo sotto lavori. Allora la mia domanda sulla base di questa contestazione, o Biondino direttamente o altri per conto di Biondino, le ricorda se effettivamente le specificarono che c'erano altre attività esecutive e preparatorie in corso quando le fu dato lo stop? Io presente, io buonanamente però rifiuto la contestazione perché non ho capito la domanda, perché io ho risposto al mandato e revoca del sì, permanente. La contestazione attiene alla, perché lei oggi ha detto non mi ha spiegato nulla, mi ha fatto per andare a due fermi. Perfetto. Da quella dichiarazione che ti ha detto adesso il pubblico ministero, invece sembrerebbe che lei abbia detto precedentemente che in quell'occasione il Biondino direttamente, forse, o comunque tramite altri, le disse ferma, non soltanto fermati e basta, fermati perché stiamo facendo altro. No, siamo due giorni o più giorni no, prima di una strategica pace, e sembra di capire che lei si sia potuto riferire al fatto che cioè, come stavamo preparando specifico, questa è la contestazione. Specifico. Cerchi di essere magari più preciso. Specifico. Allora, mi fa la domanda, cioè chiudiamo l'argomento di dire non si deve fare. Non si deve fare manina, ma io ci sono altri obiettivi da colpire, mi riferisco alla riunione fatta dopo Lima, dove si stabiliscono una serie di obiettivi da colpire, quindi mi dice di fermarmi questo, però non so se ci sono altri. Tre giorni prima di incontrare, cioè della strage di Via D'Amelio, in occasione dell'omicidio di Vincenzo Di Nazio, con il troppo nome, io da Castellammare, dove abbiamo commesso il fatto, mi rego a Palermo perché dovevo distruggere la BMW di Antonella Bonomo, e mi rego da Biondino Salvatore e mi puoi dare una mano d'aiuto per poter distruggere questa macchina, e lui mi dice di no. Dopodiché dico, fagli sapere a Totorina che ho commesso l'omicidio di Vincenzo Milazzo, che lui ci vedeva tutti i giorni, era il primo punto di riferimento. Dice, va bene. E mi risponde, ci siamo sotto lavoro. Quindi in sostanza sono due episodi diversi. Perfetto. Dieci giorni prima tipo, circa della strage di Via D'Amelio, lei viene detto fermati. Perfetto. Non si deve più dieci fare. Giorni, ripeto. Mentre questo episodio relativo a quella contestazione è avvenuto appunto qualche perfetto, giorno prima. Perfetto. Ed è occasionato dall'omicidio perfetto. Milazzo. Perfetto. E lì dentro c'era, a discutere con lui, c'era Giuseppe Graviano e Carlo Greco. Dopodiché mi ci mette a disposizione, aveva bisogno di aiuto, dice no, grazie, e me la mando. Dopo tre giorni sono a Castellammare, e sono insieme a Giovanni La Barbera, tutti i miei parenti, quant'altro, andare alla televisione a prendere l'attentato. E io alla presenza di Gioacchino La Barbera, Gioè, e dico, questo fecero, cioè nel senso da quando me l'hanno detto, ai tre giorni, in base a quello che avevamo passato noi per capace, abbiamo aspettato tre settimane per poter colpire, perché lui mi ha detto stiamo facendo questo fino a quell'altro, quindi dico, questo hanno fatto secondo questa mia ricostruzione mentale, punto. Ma quel momento, quel colloquio precedente, lei fu parlato espressamente, le fu detto espressamente di Borsellino? No, noi non lo prende solo quando... Allora ci siamo sotto lavoro e io... Quindi non le viene specificato? No, però capisco, mi hanno amici sotto lavoro e quindi capisco e che... E poi lei collega, dopo aver preso dalla televisione, alla pubblicazione. Chiedo scusa. A causa di questi fatti, il dottor Rina mi manda a rimproverare che io avevo fatto una confidenza a Biondino, cioè che non le avrei dovuto dire del caso Milazzo. Lei ha introdotto il tema dell'eliminazione del dottor Borsellino. Da discorsi fatti all'interno di Cosa Nostra, ha mai saputo
se vi fosse stata una accelerazione nella esecuzione di quel proposito che già stamattina ha detto essere stato preso prima, ma nella fase esecutiva, nella fase realizzativa, ha saputo se c'è stata o meno in Cosa Nostra un'accelerazione? No, non ho mai saputo di accelerazione su questo fatto. Tornando alla questione dell'eliminazione di Mannino, lei stamattina ha fatto riferimento, oltre al nome di Mannino, a una lunga lista di politici siciliani. Io le volevo chiedere questo, ricorda se, visto che stamattina non ha fatto questo nome, ricorda se in quell'elenco vi fosse anche il nome di Vizzini? Sì, sì. E ci può dire sinteticamente, così non torniamo indietro, se le conosce, quali fossero le motivazioni per cui c'era il proposito di uccidere Vizzini? Quelle le mie conoscenze erano sempre per quello che è la sua attività antimafia, però non conosco se c'erano altri motivi. Ma per essere chiari su questo, questo nome di Vizzini che lei in effetti stamattina non ha fatto, si inserisce... Ma l'avevo fatto molto tempo. Sì, lo comprendo questo. Ma si inserisce in quell'elenco che lei ha fatto stamattina, sì, e quindi non si era dimenticato di inserirlo oggi, sì, ma l'occasione è la stessa. Sì. Quindi andò e gli altri di cui si parlò. Sì, e lei in quel momento sapeva se Vizzini ricoprisse cariche pubbliche, in particolare incarichi governativi? Credo fosse ministro, però non mi ricordo. Cioè, dalle due persone, tipo, per fare un esempio, tra Mancino e Vezzini, più ero rimasto mirato su Mancino. Vezzini quando i due nomi fatti in commissione, quella mini commissione, Corrina, tutta una serie di nomi. Cioè, il nome di Vezzini fu fatto, però era uno obiettivo da coprire. Invece, l'entità del discorso invece di Mancino era diverso, cioè, mi è rimasto più impresso. No, Mancino non è stato collocato nella riunione da colpire. Successivamente, certo. Quando mi fai il nome, mi rimane... il nome di Mannino, non di Mancino. No, no. Visto che c'è una certa assonanza, sì, però dobbiamo essere chiari. Sì, chiarissimo. Immagino, d'altronde, vedo che lei è anche stanco, ma cercheremo magari di non protrarla a lungo e eventualmente tra poi aggiornarci. Senta, nello stesso arco temporale di cui stiamo parlando, diciamo per sintesi quello che va da maggio ad agosto del 92, sa se oltre a questa coltivata in prima persona da Riina vi fosse un'altra interlocuzione, un'altra occasione di contatto, di interlocuzione di cui lei, Brusca, fu protagonista o comunque fu a conoscenza? Chiedo scusa, non ho capito la... Sa se in questo stesso periodo temporale si aprirono altri canali di comunicazione con istituzioni o forze dell'ordine di cui lei è a conoscenza, se ne è a conoscenza, canali diversi da quello di cui abbiamo parlato finora, cioè quello che era coltivato in prima battuta, in prima persona, da Salvatore Riina, quello del cosiddetto papello. Sì. E allora... oltre al fatto dell'ispettore Rizzo e oltre al fatto dell'omicidio Milazzo Buonomo, sempre incontrandomi con dottor Riina a Mazzara del Vallo, sono due fatti, sto dicendo prima un'effezione e poi un'altra, siccome dovevamo commettere un omicidio danno di Vincenzo Zicchitella, siamo a metà agosto, seconda decade di agosto, e in base a quelle che erano le esigenze dovevamo farlo con telecomando a distanza, questo omicidio a danno di questo Zicchitella marsalese. Allora, non sapendo io se potevo creare danni in questa sua interlocuzione per quello che lui stava facendo, almeno mi ci sono incontrato, anche per fargli salutare a Gioia che non lo vedeva da tantissimi anni, e lui mi ha detto di andare avanti che non c'erano problemi. Però nel frattempo, tornando ora alla strage di Capaci, Gioia aveva un contatto che aveva costruito nel tempo con un certo Bellini, se questa è la domanda che... Sì, continui. Ah, perfetto. Innanzitutto questo Bellini, che tipo di contatto aveva con Gioia? Partiamo da questo. Sì, Gioia si conosceva con questo Bellini, si è conosciuto a carcere di Sciacca. Gioia è arrestato per fatti di mafia, quello è arrestato per altri motivi. Quando fu arrestato questo signore aveva un altro nome di copertura, un altro nome, non quello suo reale. Creano questa amicizia, si conoscono, prendono stima, questa amicizia dopo che uno prende una strada, un altro prende un'altra strada. Si rinsalda questa amicizia, si riaffiora, credo nel 90-91. Questo Bellini si presenta da Gioia con la scusa di recupero o crediti. Gioia mi racconta la storia di questo signore che aveva partecipato a fatti di terrorismo, servizi segreti, c'è un po' di particolare che quando se lo sono andato a prendere a carcere erano venuti più forze di polizia, un po' di situazione un po' particolare. Me ne descriveva una persona intelligente, esplosa e via dicendo. Dopo la strage di Capaci, c'è questi contatti che loro portano avanti e non portano da nessuna parte. Dopo la strage di Capaci, a un certo punto questo Bellini comincia a fargli tutta una serie di ragionamenti a Gioia, dice inutile che
dice ho commettuto un omicidio, non è che faceva riferimento a noi, cioè viene commesso un omicidio, dice tanto ci uccidono e ne mettono un altro. Se invece tu fai danni al patrimonio artistico, o metti delle siringhe piene di veleno alle spiagge, o fai avvelenare delle merendine al tempo messo al mercato, o rubi, fai saltare la torre di Pisa, dice lo Stato automaticamente viene e ti viene a trattare per dire cosa volete per in cambio, o furto e via dicendo. Quindi Gioe apprende questi discorsi fatti con Bellini e me li trasferisce. E io li perdi, dico, ma questo che vuole? Da subito il primo pensiero, ma questo che cosa vuole? Che parte di servizio che vuole sapere qualche cosa? Dico, vedi un pochettino di valutare questa cosa, ne parlo pure con Bagarella, pure lui abbiamo delle difficoltà a interpretare il ruolo di questo signore, comunque gli diamo un po' di corda. Tra un discorso e l'altro siamo arrivati al punto che questo qua si parla di benefici penitenziari. Attenzione, un passo indietro. Di questo contatto io ho formato Torrina, perché già c'era stata la risposta negativa della cosiddetta, diciamo, questo contatto avuto con questi interlocutori che sono fatti sotto. Allora, una volta che io ho la possibilità, perché questo Bellini ci spiegava che con questo tipo di cose o attraverso scambi di opere d'arte rubate si poteva ottenere dei benefici penitenziari per alcuni soggetti. Allora io vado da Rina e gli dico, guardi, ho questa possibilità di poter far ottenere dei benefici penitenziari per mio padre e poi per qualcuno. Io dico, a me mi interessano mio padre e Giovan Battista Bullarà. Ci sembra che dobbiamo trovare qualche cosa per poter fare scambio. Il Bellini nel frattempo porta una busta gialla contenente delle fotocopie dove c'erano delle opere d'arte rubate alla Pinacoteca di Modena. Se lui voleva sapere, c'era la possibilità di poterle recuperare. In questa busta, io subito, c'era scritto M. Maresciallo Tempesta. E io subito dicevo, ma con chi stiamo avendo a che fare? Risposta nella mia datezza, uno dei due giorni, dice, no, questo qua c'è il funzionario che gliel'ha consegnato a Bellini. E fa, dice, lui viene per conto di politici, mi fa il nome di Spadolini e di qualche altro, mi ricordo che allora credo che fosse ministro del bene culturale o cose del genere. Dico, non scherziamo, facciamo questo qua, anche perché da un lato siamo tranquilli, però sembra una persona che viene a prendere un po', vuole venire a pescare acqua, come so dire, la interpretiamo così. Dico, vediamo dove vuole arrivare, non gli stiamo dicendo nessuna confidenza. Quindi gli diciamo, noi per queste opere d'arte che tu vuoi recuperare non abbiamo nessuna possibilità, però ci possiamo interessare per altri. Fermiamoci un attimo qui per aggiungere qualche dettaglio, poi continuiamo nella evoluzione di questo contatto. Innanzitutto, voi materialmente all'interno di Cosa Nostra su Bellini accertamenti ne avete fatti per capire chi fosse? No, perché uno, perché non avevamo la possibilità, due, lo conosceva Gioe, e terzo, perché non ci stavamo facendo nessuna confidenza, quindi a un dato punto potevamo mollarlo quando volevamo, e a un dato punto addirittura avevamo pensato pure di eliminarlo. Lei, i contatti con Bellini sono stati sempre gestiti da Gioe o lei ha incontrato in alcune circostanze questo Paolo Bellini? No, i contatti sono stati mantenuti da Gioe. A un dato punto io, per capire meglio, organizziamo un incontro a casa di Gioe, dove in base a come fu la formazione della casa di Gioe è combinata, c'è una casetta piccolina e c'è una casa con un piano superiore e ci saliva con la scala a chiocciola. Allora, d'accordo con lui, cioè me lo porta a casa, ci mettiamo nel salottino, lo faccio parlare a voce alta, in maniera che tu ascolti di prima persona. E così facciamo, ci organizziamo, si chiama a casa sua, io già mi sono sopra nel piano superiore, e mi metto a pancia a terra per essere più vicino possibile ad ascoltare. Il Gioesso li porta per una casa e cominciano a dialogare. E gli fa il discorso della Torre di Pisa, gli fa il discorso di quello che ha detto poco fa. C'è di questo scambio. Quindi lei lo ha sentito questo discorso? Sì, l'ho sentito indirettamente. Tant'è vero che Bellini sospetta, dice, ma perché mi fai ripetere le cose? Dice, parli a voce alta. Dice, no, e il Gioesso dice, no, c'è per capirle meglio io, per comprenderli. A un dato punto l'argomento finisce e dopodiché ci licenziamo. Il Bellini se ne va, con Gioesso ci siamo rincontrati, abbiamo valutato il fatto e io ho fatto questa cosa per com'è, la passai a Totorina, perché sempre per non andare a intracciare il suo percorso che aveva per le mani. E lui mi dice, no, vai avanti, puoi trattarlo senza nessun tipo di problema. Quindi, quando lei prima ha detto benefici penitenziari, ci può specificare meglio che cosa voi contavate di avere o che cosa voi avete richiesto? Che tipo di benefici penitenziari chiedevate? In quel momento gli arresti domiciliari. Ha fatto due nomi in relazione a questi benefici penitenziari, quello di suo padre, se ho capito bene, e quello di Bullarà. Sì. Sa se furono prospettati altri nominativi oltre a questi due che ha fatto? Sì, e allora quando io intavolo questo argomento con Dottorina, allora a Bellini da un lato gli diamo che abbiamo la possibilità di poterci interessare a recuperare quelle opere d'arte che lui ci ha portato con fotocopia, che io poi conservo, ma a distanza di tempo poi li distruggo, che li avevo dati a consegnare e conservare a Gioacchino Calabrò. Dall'altro lato dice, vabbè, questi no, ma possiamo trovare altro materiale. Dice, va bene. Chiedo a Dottorina, Dottorina mi fa un appuntamento con Messina Matteo Denaro, che Massimo Matteo Denaro conosceva bene questo mondo
delle opere d'arte, e mi crea un appuntamento nella giuria di Francesco Geraci a Castelvetrano, dove mi incontro con Massimo Mattiodenaro dietro l'autorizzazione di Rina e con questo trafficante che commerciava in opere d'arte. E in quella circostanza mi propone un cane con una testa mozzata e mi dà una fotocopia, in una fotografia in polaroid, e si parlava di un vaso del valore di un miliardo e cento. Quindi io, questo quanto riguarda per quello, io la mia posizione. Dottor Rina nel frattempo mi fa sapere che ci sono dei quadri rubati a Palermo, quindi da unire a questa fotografia, e mi dà altri tre nomi, che sarebbe quello di Luciano Liggio, Giuseppe Giacomo Gambino e dal mandamento di Portanova, che li aveva in possesso Cangemi. Quindi io do questo bigliettino a Bellini dicendo: vediamo questo materiale, in cambio vogliamo i diari domiciliari per queste cinque persone. Lei ha detto: ho dato questo bigliettino a Bellini, posso specificare meglio questo dato? Lo ha dato lei materialmente a Bellini? No, io questo difetto, chiedo scusa, ce l'ha dato Gioè, il codino non ho mai incontrato, per scombere il campo, io non ho mai incontrato il Bellini, è Gioè che c'è il contatto con Bellini, quindi io do il biglietto a lui, lui lo consegna a Bellini. Risposta, anche qui erano assai, che potrebbe potuto contare qualcuno, a dire era il minore era mio padre, secondo chi era il suo interlocutore. E anche qui abbiamo rifiutato, io ho rifiutato facendo sapere a Totorina che non era possibile per accettare questo scambio, che significava avere solo interesse per una persona e gli altri non, e no. Quindi e quando siamo? Temporalmente? Guardi, siamo contestualmente dalla Seggi Capaci, ma credo Strage di Capaci, già quando c'è la richiesta, quando lui mi dice che non ha più possibilità, che quella risposta fra virgolette un po' negativa, non chiusa, e non era chiusa, da qui fare eventualmente un'altra strada, quindi siamo in quel periodo. Poi continua agosto, settembre, perché poi non c'è solo questo, con Bellini abbiamo pure un rapporto di traffico di droga, e poi andato con Bellini, o per i soldi, per quale motivo, andato appunto non si fa più vedere, abbiamo difficoltà ad incontrarli. Prima di arrivare appunto a questa che è la conclusione del rapporto con Bellini, di questi incontri tra Gioè e Bellini ripetuti, innanzitutto lei li può quantificare, è in grado di quantificarli? Sa quante volte Gioè si è incontrato con Bellini? Tantissime volte, no, non sono in condizione di quantificare. Sa dire dove si incontravano? Prevalentemente ad Altofonte e qualche volta al Montellaggio di Palermo. E di tutti questi incontri Salvatore Rina era sistematicamente portato a conoscenza? No, la sostanza, i dettagli li curavo, no, è venuto Bellini, no, la sostanza è quella più concreta. Lei prima ha detto che aveva chiesto il permesso, l'autorizzazione a Salvatorina per proseguire lungo questo canale, e all'inizio questa autorizzazione le fu data. La mia domanda è questa: ci fu un momento in cui Salvatorina mutò avviso, cambiò decisione sull'idea di andare avanti, oppure mantenne sempre la sua deliberazione originale, cioè di portare questo canale fino a tutte le conseguenze possibili? Parlo Salvatorina, ci fu un momento in cui cambiò idea e vi ha fatto pervenire uno stop a questa possibilità di andare avanti nel dialogo con Bellini? No, non vorrei sbagliare, avevo fatto dichiarazione diversa. Comunque, quando arrivò la risposta negativa, credo che l'abbiamo fermata, perché anche qui la risposta erano tanto, o mi debba dire per mio padre. Comunque, credo che mi abbia detto di sì, solo per mio padre. Ora non mi ricordo con precisione. Allora le leggo una sua risposta che tratta da un altro verbale, poi lei ci preciserà se lo ricorda o meno. È il verbale del processo Via Ramedio Ter. La data di udienza è 23 gennaio 99 e per le difese la pagina è 156. Lei, rispondendo alle domande del PM, disse: siccome i quadri non erano miei ed io non potevo disporre, passo questo argomento a Salvatore Rina. E Salvatore Rina, però, nel frattempo, già era successa la strage di Capaci. Mi dice: stop, non fare più niente perché io c'ho un'altra, cioè la famosa trattativa, cioè altre possibilità. Però alla luce di questo passaggio è in grado di rispondere alla mia domanda originaria? No, io sicuramente in quel circostante avrò confuso i periodi, però la sostanza è quella, ma i periodi non coincidono completamente. Le precisi adesso? Come in quale momento? Rina disse: non siamo più interessati a Bellini, se glielo ha detto. Quasi alla fine del dialogo, dopo l'ha avuto la risposta negativa, dopo la risposta negativa al Bellini. Però questo conta, per essere chiari, io questo canale lo prendo perché già Totorina aveva avuto la risposta negativa per il suo canale, quindi dico: posso fare anche questo? E mi dice sì. Alla conclusione mi dice: chiude pure questo perché non ci interessa. Però la mia domanda è più che sul periodo.
perché poi lei ha parlato genericamente della fase successiva a Capaci, mentre non è stato molto dettagliato sul mese esatto. La mia domanda era più che altro questa: c'è stato un momento in cui Rina gli ha detto fermati con quel canale perché c'è l'altro canale, magari anche dopo questa riunione a cui ha fatto riferimento delle richieste SOSE, c'è stato un momento in cui Rina le ha chiesto di fermarsi perché c'erano segnali di possibilità di continuare quell'altro canale, quello della trattativa? No, sinceramente non me lo ricordo questo passaggio, l'ho detto, però c'è da capire un po' meglio, non me lo ricordo, no. E alla luce anche di quella contestazione che le ho fatto, di quella risposta che le ho letto, non riesce a ricordarlo meglio questo? Non ho specificato su per giù quello che ho detto poco fa, nel senso che... Non lo ricordo, va bene. Non legge tutto il contesto, ma questo. Va bene. Senta, ha fatto il nome in questo dialogo, in questo canale con Bellini, ha fatto riferimento a Matteo Messina Denaro per la questione recupero opere, ma la domanda è... Messina Denaro fu portato a conoscenza anche del motivo per cui queste opere dovevano essere recuperate? Con Messina Denaro stiamo acquistando, sì, conosceva, ve l'ho spiegato. Quindi sapeva di Paolo Bellini, in particolare Matteo Messina Denaro, per quanto è a sua conoscenza? Di Bellini non credo di non averti fatto, no, però conosceva il motivo. Lei ha detto di aver visto sulla busta gialla la locuzione, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, nominativa Tempesta, giusto? Sì. È stato poi in grado di capire in particolare nel dettaglio cosa significasse questa indicazione? Ho detto che significava maesciallo perché in giro poi ho avuto modo di poterla approfondire. Siamo saltati ci siamo un po' qua e ci siamo anche fuori con i carabinieri, quindi fermiamoci un attimo. Quindi maesciallo Tempesta era il soggetto per conto del quale Bellini aveva fatto questa proposta? No, quando vediamo maesciallo M Tempesta, perché è un maresciallo dei carabinieri e Bellini si giustifica che è un funzionario solo il suo tramite, ma il suo contatto è occhi per lui politico, quindi non istituzionale, almeno così Bellini si giustifica, con Gioia. E allora continuiamo, altrimenti avremmo chiuso subito, non aspettavo neanche a Lini, senza offesa per i carabinieri, ma non avevo trattato io con i carabinieri. Ma lei ha mai saputo, in quel momento o anche successivamente, se Bellini o il maresciallo Tempesta agissero, a parte le ha fatto riferimento ai politici, ma anche per conto di altri esponenti delle forze dell'ordine? No, già risposto in quel momento, io per quello che diceva Bellini, noi stavamo trattando con personaggi politici e il nome principale era Spadolini, occhi per lui. Va bene. Dopo la strage di Via D'Amelio, dopo il 19 luglio e prima dell'arresto di Salvatore Rina, fu mai prospettata da Salvatore Rina la necessità di realizzare altri episodi di violenza che servissero in qualche misura ad agevolare l'evoluzione di quella che lei ha definito trattativa o interlocuzione? No, io per la precisione, non per quella, io non ho mai finito di trattativa, la trattativa l'ha fatto il generale Mori a Firenze, io parlo di interlocuzione. Allora, grazie durante l'udienza per l'indagine preliminare, l'avvocato Cianferroni mi ha fatto una domanda sul tentato omicidio di Germanà, da lì ho potuto ricostruire che l'omicidio di Germanà è di 14 settembre, e quindi il dottor Rina mi dice che ci vuole un colpetto per fare tornare questi a dialogare, che siamo ottobre e novembre, che io gli avevo messo a disposizione, non messo a disposizione, gli avevo illustrato che avevo la possibilità di poter colpire il dottor Grasso in quanto conoscevo l'abitudine che frequentava la suocera che abitava a Monreale, la suocera giusta che abitava a Monreale. E concretamente furono svolte delle attività in vista di questo progetto esecutivo nei confronti del dottore Grasso? Sì, avevo preparato un fiorino, avevamo preparato una chiave per aprire un tombino che si doveva per collocare l'esplosivo dentro un tombino, questo dei telefoni dell'Enel. Questo di sua iniziativa o perché Rina? No, Rina, ci vuole un altro colpetto. E quindi era questo l'altro colpetto sì, per riferire il tombino. Quindi ero arrivato già a un buon punto, mi ero preparato il telecomando con i catanesi, che avevo acquistato il telecomando con i catanesi e che ho poi fatto modificare Biondino, che quello che è stato trovato in quotidiano Giambascio. E niente, a un certo punto, dove vicino all'abitazione della socia del dottor Grasso, c'era una banca e c'erano i sistemi di allarme attraverso le frequenze. E siccome non dovevamo agire su frequenze, siamo stati un po' tentennati nel andare avanti. E mi sono fermato, ho fatto sapere al dottor Rina, dico guarda, noi abbiamo questa difficoltà, non vorrei che nel momento in cui noi concludiamo andiamo a collocare il detonatore è pronto per azionare, non vorrei che qualche frequenza si metta nel mezzo e mentre che noi stiamo collocando ci rimaniamo noi. Dottor Rina, questa mia desistenza mi dice ok, ma non mi chiede di insistere
di andare avanti. Dice, vabbè, ferma che bisogna fare. Tutto questo attraverso Biondino Salvatore, non diretto. Lui non mi manda, dice più niente, né insiste né niente, completamente l'argomento si chiude. Io riprendo l'argomento di maggio, comincio a cercare, perché di maggio, dopo il chiarimento a febbraio che avevo parlato all'inizio, invece di migliorare peggiore, avevamo deciso di eliminarlo. E quindi, dopo che fra virgolette, io non avevo più nulla da fare secondo il programma di Rina, mi impegno a cominciare a cercare di maggio per poterlo vedere dove era, dove non era, perché non era più a San Giuseppe Appello. Quindi stavo un pochettino cercando questa. Eravamo sotto le feste di Natale, che nel frattempo a me andava avanti, quindi ci siamo fermati. Io pensavo prima di Natale, poi lo postargo. Poi Rina dice: dopo le feste ci saremmo visti. Quindi ce n'è stato arrestato. E questa è la ma storia. Prima di arrivare alla festa di Rina, una domanda io le volevo fare, sì. Non dico di riepilogo, ma per la migliore comprensione delle cose. Nel lungo elenco che ha fatto stamattina di possibili vittime della strategia elaborata da Rina e dalla Commissione, lei il nome di Grasso stamattina non lo aveva fatto, ma ne aveva fatti altri, tra cui Mannino, prima ci ha detto era iniziata la fase esecutiva, poi è arrivato lo stop. La mia domanda è, visto che ha collocato i preparativi per Grasso a ottobre-novembre, che fine avevano fatto le vittime originariamente designate? Perché non si riprese l'attività nei confronti, ad esempio, di Mannino, che se ho capito bene era stato oggetto di un'attività già avviata esecutivamente? Perché si continua con i magistrati e non si ritorna alle vittime originarie? Dottor Tartaglia. Non gestivo io, era Rina che gestiva a chi dare l'incarico, c'erano solo io, c'erano tante altre squadre che agivano come si è venuto fuori, ma già lo sapevo prima che venissero fuori processualmente, il gruppo Graviano, il gruppo di Biondino, quindi a me mi dice fai questo o fai quell'altro, e l'altro dice fai così e fai così, quindi era lui che gestiva. Io quando mi dice c'è bisogno di fatto completo, perché chiedo scusa, non me l'ho rivendicato, era il nome fatto pure in quella riunione, pure in quella del dottor Grasso, quando vi ho detto poco fa che già gli avevo detto che c'era la possibilità di che conosceva le abitudini, quindi quando serve lui, come si dice, lo sapeva e poteva puntare, quindi aveva detto agisci, nel senso che ci vuole un altro colpetto, e lui sapeva di Grasso e quindi mi aveva preso in carico. Lei nei mesi di ottobre, novembre o nei mesi successivi sente più parlare da parte eventualmente anche di altri, di attività esecutive nuove nei confronti di Mannino, Purpura, tutti i nomi che ha fatto prima, Vizzini, Andò? No, io non so nulla, io però. Non... Lei non ne ha sentito più parlare? Signor Brusca, passiamo a un altro argomento, anche se in continuità ovviamente cronologica con questo discorso. Lei prima ha detto che incontrava frequentemente Salvatore Rina, ma lei ha continuato a frequentare e incontrare Salvatore Rina anche nei mesi che hanno preceduto l'arresto di quest'ultimo? No, io l'ho incontrato dopo il tentato omicidio del dottor Germanà. Quello stesso giorno mi sono incontrato con quello stesso giorno mi ero incontrato con Pagarella, che veniva da Mazzara del Vallo, che non sapevo che aveva commesso l'omicidio, e si incontra con il cognato, fratello di Giuseppe Marchese, e gli porta la notizia che si era cominciato a collaborare. Io mi incontro con Rina successivamente, dopo 15-20 giorni, non mi ricordo più di tanto, e mi dice che questo fatto della collaborazione di Giuseppe Marchese l'aveva creato difficoltà all'interno di Cosa Nostra. Che ne pensi di il riferimento di mettere in atto vendette trasversive in versi familiari, siccome era cognato di Luca Pagarella, fratello di Antonino Gioè, non c'erano motivi per poter andare avanti, però però dice mi ha messo in difficoltà, e mi ha due paroline che io mi ricordo che le aveva creato problemi, però non mi ha detto che aveva problemi per quale motivo, però le aveva creato problemi nel suo camminare, nel suo andare avanti, tanto vero che non ha messo nessuna strategia stragista, cioè vendetta trasversale nei confronti di Giuseppe Graviano e poi successivamente anche di Giovanni Rani. Lei in questi mesi a cui ho fatto riferimento, quelli immediatamente antecedenti all'arresto di Rina, conosceva il posto dove Rina trascorreva la sua latitanza? Poi sarebbe meglio correggere, perché poi può rimanere registrato, evidentemente non è Giuseppe Graviano. No, Giuseppe Marchese. Giuseppe Marchese, devo dire bene precisato, perché poi rimane registrato. Prego. Dicevo, signor Brusca, se lei conosceva il posto dove Rina trascorreva la latitanza nei mesi che hanno preceduto l'arresto di Rina stesso. Questa volta, al contrario delle altre volte, non sapevo l'ubicazione, però sapevo che stava in mano ai Sansoni, sapevo bene o male la zona dell'editore, però non ero stato mai a casa sua, in questa abitazione. In altre invece sì? Sì, sino a quella, un'altra casa dell'editore, un attico, a Mazzara del Vallo, a San Giuseppe Ato, a Borgo Molare, conoscevo tutti. E in queste abitazioni precedenti in cui Rina, in cui è stato anche lei ha avuto modo di verificare se Rina custodisse all'interno di queste abitazioni documenti o materiale di interesse di Cosa Nostra? Sì, aveva in queste case, in quella di Mazzara del Vallo, quella di Bagliarella, aveva due cassaforti, c'era uno studietto suo, e c'era delle cassaforti dietro un quadro, che custodiva, ogni tanto la viva e usciva e entrava documenti. In
sua presenza. Sì, sì, perfetto. Ha preso documenti dalla cassa. Sì, ogni volta per biglietti, così con un capito, io vedevo che c'erano fascicoletti posteggiati. Invece quando era San Giuseppe Iato, il suo segreto era una bobola di gas, che c'era il tappo svitato, con un perno montato sopra, però fatto a tonno non si vedeva che quella bombola era apribile. Una bomba di gas si sposava così, ma all'interno c'erano documenti, c'erano tutta una serie di atti, non li ho mai letti e visti. Quindi non ne conosce il contenuto? No, però vedevo, diciamo, che c'erano queste cose. Tornando ai mesi prima dell'arresto di Rina, lei sa dirci, sulla base delle sue conoscenze specifiche all'interno dell'organizzazione, se in quel periodo storico quel posto potesse essere conosciuto da Bernardo Provenzano? Sì, totale. Non lo sapevo io, lo sapevo Bernardo Provenzano, che è molto vicino ai Sansone. E da Di Maggio? Di Maggio sapeva di Biondino, ho visto che era a sua volta il suo referente. Biondino e anche Sansone, Giuseppe Sansone, che spesso lo accompagnava, sapevo lì, fratello di Gaetano Sansone. Senta, lei il giorno dell'arresto di Lina si ricorda dove si trovava lei personalmente? Ci trovavamo, ero davanti alla Ciclos in zona San Lorenzo, vicino davanti a un bar, che ci dovevamo incontrare proprio con Salvatore. Con chi? C'ero io, Leonardo Bagarella, Gioia Antonino, era venuto mio fratello perché doveva ragguagliargli dei conti dalla cantina Caggio, c'è doveva venire Giuseppe Graviano, doveva venire qualche altro, però a un dato punto arriva Biondino Salvatore Corto, così chiamato, e dice andate, ben andate, dice perché con voi è successo una Biondino accidente. O Biondo? Biondo Salvatore, quello arrestato con lui, quindi Biondo Salvatore il Corto. Andato punto arriva questo. Stato lui più. Sì, sì, sì. Purtroppo non era. Comunque più. Con l'indicazione del corpo abbiamo capito lei. Dice andate che è successo una disgrazia. Da lì ce ne andiamo, ci legamo nella officina di Michele Traina, facciamo il 112 e già la notizia era che avevamo stato per Corrina. Lei sapeva o ha saputo in quel momento dove si trovavano i familiari di Rina nel momento in cui Salvatore Rina fu arrestato? A casa, dove poi quello che è stato scoperto successivamente. E voi all'interno dell'organizzazione vi poneste il problema dei familiari di Rina in qualche modo? Pensaste a delle soluzioni per i familiari di Rina? Sì, io assieme a Luca Bagarella abbiamo cominciato a vedere di poter andare a prelevare la moglie di Totò Rina, i nipoti, perché visto che non avevamo fatto la perquisizione come ci aspettavamo che avvenisse, invece non avveniva, avevamo verificato invece la perquisizione a casa di Biondino, l'avevano fatta nell'immediatezza, perché rimandava a Michele Traina, e non riuscivamo a capire come mai questa perquisizione non si faceva. Poi pensavamo potesse che magari creando il sedimento della strada, non si riusciva a capire. Comunque lì per lì non ci poneva un problema, ci poneva solo come poter prelevare i familiari della casa. Allora io mandai a chiamare Monticello Giuseppe di Venerito a Palermo, lo mandai a Corleone per chiamare o Giovanni o Francesco Di Zaffi, nipote di Salvatore Rina, in modo che lui si poteva presentare a casa, erano le persone liberi, si poteva presentare a casa della zia dicendo ho preso dalla televisione che avevano visto mio zio, hanno detto dove era, dove non era, quindi sono venuto qua per dare conforto, per risolvere. Ma siccome questa perquisizione non avveniva e non sapevamo come fare, allora ho girato l'ostacolo, anche perché Giovanni Grizzaffi non c'era, che altrimenti avremmo agito diversamente. È venuto Francesco Grizzaffi, che tremava, si spaventava, non sapeva come affrontare, se mi fermano, se mi trovano, creava solo dei problemi. Dico alla fine, ma scusa, metto zia, in sostanza questo qua si creava dei problemi, come giustificarsi. Allora cosa faccio? Mando a chiamare a Giovanni Sansone, genero di Salvatore Cancemi, che a sua volta è cugino dei Sansoni, quindi lui va dai suoi cugini, quindi può sapere, nessuno gli può dire nulla. Gli prende l'accordo per poter far uscire i familiari di Totò Rina. Questo incarico lo do a Gioè e alla Barbera, non c'è bisogno di venire qua, mettete d'accordo con Giovanni in maniera che li potete far uscire tranquillamente. E così ho sintetizzato, che c'è stato un abbiamo concordato per l'orario quando dovevamo fare questo scambio, e a prelevarli a Giovanni, uno dei Sansoni riusciva fuori, li prendeva Giovanni Sansoni li portava vicino Pagliarella al Mangificio Romeo. Vicino a Pagliarelli, là dovevano fare un altro scambio. Chi c'era in questa tappa intermedia a Pagliarelli a ricevere? Giovanni Sansone, e in questa tappa intermedia c'era il Gioacchino La Barbera e Gioia Antonino, che se li sono caricati il figlio e i quattro figli, la moglie, i quattro figli, i bagagli, valigie e quant'altro. Poi devo dire un'altra cosa, mi è venuto ora un flash.
E la dica e poi ritorniamo al... Che durante, quando Rina mi abbia detto questo del papello, cioè eventualmente mi arrestano, guardaci che la situazione la sa, Biondino Salvatore, Messina Matteo, il denaro, i picciotti, in riferimento a questi due, quindi se mi dovessero arrestare, guarda che questi due sanno bene o male come si quello che sta succedendo. Questo era proprio... Questo chi l'aveva detto? Rina. Durante uno di questi incontri, quando già si cominciava a bruciare, che poteva essere, lui sentiva l'odore che poteva essere il trattore in arresto. E le fece questo discorso con un espresso riferimento a eventuali documenti? No, i picciotti sanno le cose. Una conoscenza della vicenda Barbera. Quindi, Gioè e la Barbera avevano l'incarico di prelevare i familiari di Dottorina, moglie, figlie, valigie, quello che avevano, e di portarli alla stazione e scaricare la stazione. Loro dovevano attraversare, prendersi un taxi in maniera come se scendessero da un treno, venissero da... e andassene a Cordone, e questo è quello che abbiamo fatto. Se ho capito bene, il soggetto che prelevò materialmente dalla casa dove era Rina i familiari di Rina stesso fu Giovanni Sansone, e ha fatto riferimento prima a questa perquisizione che non arrivava, ma prima che Giovanni Sansone allora andasse materialmente a prelevare da via Bernini queste persone, fu fatto un vostro servizio di controllo per verificare se la zona fosse o meno attenzionata, oggetto dell'attenzione delle forze dell'ordine? L'hanno fatto i due Sansone, quindi io non ero presente, lo so che l'avevano fatto loro ed erano, si sentivano tranquilli. Senta, lei... per completare, a Gioè e alla Babella ho detto, mi raccomando, quando li prendete, state attenti, c'è qualche macchina indietro, se ci state, non siano pendinati, quando ritorno, altrimenti dovrebbe essere arrivato pure da noi, perché sono venuti direttamente da noi che aspettavamo che il risultato, quindi non c'è stato nessun controllo. Dopo aver risolto il problema dei familiari di Rina, vi creaste all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra anche il problema di eventuali beni, diciamo genericamente, di cose in possesso di Rina eventualmente contenute in quell'appartamento? Sempre io mi sono interessato, parlando con Bagarella, di poter prelevare quelli che erano in ventovaglie, vestiti, argenteria, quello che si poteva recuperare. Mi incontro con Angelo La Barbera, che a sua volta è il capo famiglia dei Buscemi, dei Sansoni. E gli dico, Angelo, vediamo di poter risolvere questo problema, e lui si interessa a fare sgombrare tutto e mi fa avere solo l'argenteria, tutto il resto, c'era pelliccia, c'erano beccherie, il corredo di madre, c'è tutto quello che c'era, mi hanno detto che l'avevano bruciato. E quando ho detto questa cosa a Bagarella, si è un po' adirata, arrabbiata, che avevano la cronica, si spaventavano a uscire, in particolar modo per il corredo di famiglia fatto a mano, lenzuola, tutta questa roba qua. Tra le cose bruciate le fu detto se vi fossero anche documenti o meno? No, si parla di vestiari. Un'indicazione temporale che è sfuggita prima: quanto tempo dopo l'arresto di Rina Sansone si recò a prelevare famiglia di Rina, e quanto tempo dopo lo stesso arresto la Barbera, detto Angelo La Barbera, si è recato a prelevare i beni? Riesce a datare questi due con momenti? Con i familiari, in giornata, stesso giornata di Rina, cioè quando poi tutta la televisione hanno parlato che la sera stessa si recò a Rina. E noi l'abbiamo fatto intorno alle 6, mezzo, alle 7 di pomeriggio, a Gialli Brunile. Quindi quello stesso giorno della sera? Sì. Invece quanto riguarda il fatto dell'editore delle cose, io mi sono incontrato con Angelo La Barbera dopo 3-4 giorni, quando poi realmente l'hanno fatto non glielo so dire. A distanza di tempo mi ha detto che l'unica cosa che avevano conservato era l'argenteria, tutto il resto l'avevano bruciato. E la notizia della perquisizione fatta da Biondino quando vi era arrivata? Subito, perché io mando a Michele Traina a vedere se avevano fatto la perquisizione a casa di Biondino, e arrivano contemporaneamente, che lui si reca con la moto, anche se sono a Brancaccio, quella con l'Onda 600, il Brandsalp, e mi dice che addirittura, che gli spiegavo, lui non sapeva dove abbiamo da Biondino, gli dico la casa, la strada, il numero, che lo conoscevo, e dice sono arrivati in contemporanea. Poi addirittura il carabiniere, appena per lo sportello, lo fa cadere dalla premura per l'agitazione di andare a fare per questa perquisizione. A Michele Traina. Quindi lo vediamo nell'immediatezza che fanno la perquisizione a casa di Biondino. Ma poi successivamente, nelle settimane o nei mesi successivi, all'interno dell'organizzazione avete mai avuto la notizia di una perquisizione effettivamente svolta nei luoghi frequentati da Rina o in altri luoghi? Sì, è stata fatta una perquisizione che non ha niente a che vedere con la casa di Rina, e con Bagarella commentavamo, ma che senso ha, ma che stanno facendo, qual è il motivo di fare andare, tra virgolette, la buffonata, chiedo scusa, non è per... in quel momento così l'abbiamo chiamata. Dove era stata fatta questa perquisizione? In una casa che non c'entrava niente con la casa di Dottorina. E quanto tempo dopo l'arresto? Ma 15-20 giorni, non mi ricordo la complicità.
E il commento è una buffonata, chi glielo fece? Ma tra me e Bagarella, ma perché c'è la casa di Ricci? Lei questa casa come la individua? Come sa? Quale perché c'è Bagarella che c'è andata a casa di suo cognato, quindi non c'è. No, no, mi riferisco a questa della buffonata. Che hanno fatto la costruzione a casa di Rina, dalla televisione. L'ha visto in televisione. Sì, sì, dai mezzi di informazione. Sì, che fu trasmessi all'epoca. Sì, infatti ci sono presi, ma che c'entra? Lei dà per presupposto tanti fatti. No, chiedo scusa, questo non è un difetto che io. Per specificare, ci può dire se ricorda se facciamo riferimento alla perquisizione presso il fondo Gelsomino? Precisamente, sì.